scusate il disagio, Marine, il patatino, il salamello, ma non ci aspettavamo così tanta gente. Niente, volevo parlare, visto che questa sera è una sera tutta in beneficenza, tutto l'incasso andrà al granaio di Palermo, qua c'è Costantino, il presidente del granaio. Vorrei far parlare appunto Costantino, che vi spiegherà cos'è il granaio. Una parola al sindaco di Montevecchia e una parola a Don Marco, che è sempre con noi e ci accompagna sempre. Grazie e buona serata. Grazie Luca, buonasera, buonasera a tutti. Allora, sono 8 anni che si fa questa festa, molte molte persone sanno già cos'è il granaio, ma per chi non lo sapesse è una casa alloggio per disabili che restano senza i genitori. Pertanto è uno sforzo che dura da 8 anni e questa è una festa molto molto importante. Dobbiamo tutto anche al sindaco, a Don Marco, che ha iniziato ancora a lanciare questa idea, questa magnifica festa. E ringraziamo Luca, e guardate in giro quanti ragazzi ci sono, saranno circa una 30, tutti giovani, tutti volontari che si prestano, poi resteranno qua fino alle 2, alle 3 di notte per pulire tutto. Ecco, io li ringrazio e passo la parola a Don Marco. Buona serata a tutti, buon proseguimento. Allora, il mio breve saluto che voglio portare a nome dell'amministrazione comunale e mio personale, un saluto e un ringraziamento a tutti i ragazzi impegnati, perché questa festa era nata con anche altri amici che purtroppo ci hanno lasciato i loro amici, amici comuni, amici della nostra amministrazione, amici dei ragazzi che sono qui. È una festa anche per ricordare loro che non ci sono più, insomma, no? E poi io volevo ringraziarli perché con questa festa fanno memoria dei loro amici, ma soprattutto aiutano dei ragazzi in difficoltà. E c'è tanta partecipazione, sono tanti ragazzi che collaborano ed è una cosa molto bella che collaborano così tante persone, così tanti giovani. Grazie molte a tutti i ragazzi, a voi che siete presenti per aiutarci a raccogliere questi fondi per il granaio, e vi aspettiamo ancora il prossimo anno convinti che ancora verrà rifatta. Grazie e buonasera a tutti. Allora, io brevemente, perché è già stato detto tutto, mi sono state attribuite anche cose che non c'entrano, nel senso che non ho avuto io l'idea di questa festa, è partita tutta dagli amici di Montevecchia appunto 8 anni fa, che hanno cominciato a fare questa bellissima cosa. Diciamo che io, a me piace esserci sempre come assistente spirituale di questa cosa qui, anche materiale, va bene, cioè, per cui perché sono quelle cose belle che vale la pena di fare, di continuare a fare, perché hanno uno scopo veramente grande. Anche noi come associazione a Forza della Partiglia sosteniamo da sempre, anche come realtà locale, il granaio, perché come dico sempre bisogna avere uno sguardo lontano e uno vicino, lontano a quelli che sono i bisogni appunto anche dei bambini, delle persone più emarginate che vivono magari nei paesi del sud del mondo, ma anche vicino, perché anche qua ci sono appunto delle esigenze, dei bisogni, e il granaio va incontro e risponde a un'esigenza concreta e molto importante. Per cui appunto è importante che queste cose ci siano, vengano sostenute e vengano continuate così come vengono fatte, come è già stato detto. Io volevo anche dire una cosa, che nei prossimi mesi anche in questi paesi, quindi a Montevecchia, cioè